Sotto prendete la strada, però sa come Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per questa strada, il tuo angelo li preceda e li accompagni, perché superata ogni insidia, giungano sani e salvi alla meta desiderata. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Prego Maria, prego Rosa. Noi riteniamo di onorare gli impegni che abbiamo preso con la Regione, cioè il rispetto dei tempi e l'utilizzazione delle risorse, e riteniamo anche di farlo con qualche mese di anticipo su alcune arterie. Colgo l'occasione per dirgli al Presidente della Regione che questa opportunità sul piano della viabilità ci dà anche la possibilità di eliminare ritardi storici che noi avevamo in provincia di Matera. C'è stato un momento nel quale gli enti pubblici della regione Basilicata, soprattutto province e devo dire anche comuni e regione, hanno deciso sulle infrastrutture a livello più infraregionale, con anche valenza interregionale, di fare un'operazione semplice che era stata sempre annunciata e mai realizzata totalmente, quella di rendere unitaria la programmazione e le scelte e individuare un solo ente che realizzasse gran parte di questa cosa.